È partito il servizio di refezione scolastica sia per le scuole dell'infanzia che per le scuole primarie di Trani. In attesa dell'espletamento delle gare, il servizio è stato affidato all'azienda che lo aveva svolto negli anni scorsi. L'assessore alla pubblica istruzione, Paola Mauro, ribadisce il suo impegno e quello di tutta l'amministrazione per evitare che si possano ripetere in futuro i disagi che si sono registrati quest'anno. È nostra intenzione, spiega l'assessore, attuare una programmazione che ci permetta di delineare per tempo tutte le complesse procedure amministrative che hanno ritardato di un mese e mezzo la partenza del servizio, così da scongiurare il ripetersi di disagi per le famiglie. Contestualmente è partito il servizio di assistenza specialistica presso le scuole elementari e medie di Trani. Le attività, spiega l'assessore ai servizi sociali Rosa Uva, rappresentano il momento di massima integrazione per i bambini diversamente abili all'interno del contesto scolastico. Ogni peculiarità degli stessi sarà valorizzata ed esaltata all'interno del gruppo classe. Siamo lieti di poter finalmente favorire i momenti di crescita orientati allo sviluppo e all'autonomia di ogni ragazzo, a cui viene data la possibilità di essere e di esserci.